combat. Buon pomeriggio a tutti. Allora, avere tre personaggi come Massimo D'Alema, Stefano Bonaccini e Pier Liriano Casini, credo che valga la pena essere felici e festeggiarli. Facciamo un bel applauso, signora, sentiamolo però. Allora, per chi non fosse mai venuto in questa meravigliosa sala a sentire questi incontri, è un'iniziativa del Comune di Bologna e dell'Istituzione Biblioteche in collaborazione con Coppa Alleanza 3.0. Si chiama La Voce dei Libri e nasce da un grande libro che è quello di Ezio Raimondi, grande italianista che ha scritto un libro sulla voce dei libri. Chi volesse approfondire cosa vuol dire voce dei libri, compri questo piccolo libro, costa pochissimo ma insegna tantissimo. Allora, questa sera abbiamo Massimo D'Alema che ha scritto questo libro a Mosca l'ultima volta, scritto e corretto. Il sottotitolo è Un viaggio con Enrico Berlinguer, già questo sottotitolo entusiasma tutti. Allora, per poter fare poi questa iniziativa non mi devo mai scordare che se non avessimo avuto il contributo di una banca che finanzia la presentazione e la lettura di libri, è la Biper, bravissima banca che ci ha sempre appoggiato, ma non solo noi, anche in altre zone d'Italia. Quindi stasera noi abbiamo questo piacere di avere questo trio, sono coordinati con Emily Marlon Clancy, vice sindaco, quindi diamo a lei la parola. Voglio dire, chi volesse poi farsi firmare copia del libro, il libro è disponibile al tavolino lì all'ingresso, quindi potete prenderlo e D'Alema ne firmerà. Grazie, grazie. Bene, buonasera, benvenuti. Io mi chiamo Eleonora Capelli, sono una giornalista di Repubblica e sono molto grata per essere stata invitata a coordinare questo dibattito con personalità tanto rilevanti, anche perché mi ha dato l'occasione di leggere questo libro di Massimo D'Alema che racconta appunto l'ultimo viaggio insieme a Berlinguer a Mosca nel febbraio del 1984. La cosa notevole del libro, insomma, sono un po' queste pennellate molto vivide che D'Alema ha poi tratto dai suoi appunti di viaggio dell'epoca, in cui ci sono dei particolari che a tutti noi faranno sorridere e anche a molti produrranno una certa nostalgia. C'è appunto il viaggio a bordo del 19 per arrivare a Mosca con il pranzo servito, il kiwi come frutto finale del pasto, c'è la partita a carte tra Pertini e Berlinguer che non ne aveva voglia, poi invece Pertini voleva vincere e poi D'Alema forse lì un po' ha strafatto, ha voluto vincere anche lui, non so, era stata una tentazione irresistibile. E poi appunto c'è Berlinguer che non vuole farsi fotografare col colbacco e c'è questa confidenza, insomma, raccolta da Giulietto Chiesa che all'epoca era naturalmente corrispondente dell'Unità da Mosca. Questo mondo non ha futuro. Ci sono delle cose che hanno colpito me come lettrice di oggi, che credo potrebbero colpire qualunque lettore contemporaneo che si interessa di politica. Una di queste è il fatto degli enormi rivolgimenti che erano legati a un cambiamento delle percentuali elettorali dell'1%, dell'1,5%. Mentre oggi siamo abituati a vedere voti che percentuali di voto che cambiano del 15% da un'elezione all'altra. E poi ci sono delle affermazioni di un'attualità incredibile che sempre capita di incontrare in realtà quando si leggono le pagine e gli scritti di Berlinguer. Per esempio una citata da D'Alema è: Berlinguer metteva l'accento sulla necessità di un'iniziativa dall'alto e dal basso, il che significava
dialogo con le parti più innovative della società, le donne, i giovani, il mondo cattolico più attivo nel campo della solidarietà e nella lotta per la pace, ma anche i nuovi strati sociali figli delle trasformazioni e della rivoluzione tecnologica, cioè parole che avrebbero potuto essere scritte ieri l'altro e essere perfettamente adeguate al momento che stiamo vivendo. E quindi c'è in questo libro un mondo radicalmente cambiato di cui rimane però una forte attualità. Ed è questo sicuramente l'aspetto più cogente che rende più importante anche oggi la lettura e che poi ne ha reso anche consigliabile la riedizione, no? Perché questo è un libro che è stato rieditato dall'editore Solferino. Passo la parola allora per primo a Bonaccini, se vuole, per chiedere una cosa, visto che D'Alema vorrebbe chiudere. Io parto col Presidente. Non chiude, esatto, sì, è così, così, certo, no, giustamente, ortodossi, siamo ortodossi e quindi chiedo a Bonaccini questo. Allora, nel libro una cosa che viene fuori molto vividamente è nel momento in cui muore Berlinguer, arriva la notizia della morte di Berlinguer, la partecipazione corale delle persone, degli iscritti, dei militanti, dei simpatizzanti è enorme. C'è questo senso di appartenenza tale per cui D'Alema, uscendo dall'albergo, dice al portiere: sto andando a Roma perché è morto, perché Berlinguer è in coma in quel momento, e il portiere si mette a piangere e accende la TV come primo istinto, no? Quindi c'è questa militanza comune che dava l'idea anche del fatto che le vittorie non fossero le vittorie di un segretario o di un leader politico, ognuno viveva la vittoria come una vittoria sua, ognuno naturalmente faceva parte di quella comunità. Ecco, oggi questo, chiedo a lei, se secondo lei si è un po' perso questo spirito anche di grande comunità del partito, perché lei stesso spesso dice che lo spettacolo invece offerto oggi, ad esempio, da queste correnti così agguerrite l'una contro l'altra, è un po' un cambiamento che in qualche modo veramente a 360 gradi, no? Rispetto a queste pagine che leggiamo. Buonasera a tutti, adesso se occupo troppo tempo me lo dica e io chiudo, perché è un libro che io lessi 20 anni fa, quando uscì per la prima volta. Io allora ero amministratore al comune di Modena, avevo guidato il PDS poi DS a Modena negli anni precedenti, poi nel 99, quando qui si persero le elezioni, lì si vinse al primo turno e mi chiamarono, come un po' si faceva come corso sonorum una volta, a fare l'amministratore. Io ho riletto molto volentieri il libro, l'ho riletto l'altro giorno andando e tornando da Francoforte per la missione del trentennale in Assia, e ho voluto leggere peraltro la prima parte, che D'Alema chiosa rispetto anche al libro che esce 20 anni dopo. Il libro, come lei diceva, è ricco di aneddoti riletti oggi ancora più curiosi e che fanno riflettere rispetto ad allora, ma già allora il mondo stava davvero radicalmente cambiando. Io, per inquadrare anche come posso avere letto questo libro allora ed oggi rispetto all'ultimo viaggio di Berlinguer, io cresco in una famiglia di iscritti e militanti comunisti, oggi ottantenni, che ancora si dedicano, in questo caso nel Partito Democratico, hanno attraversato tutti i passaggi dal PC fino al PD come militanti e volontari. Non sono mai stati candidati neanche nel Consiglio Comunale di Campogagliano, dove abbiamo sempre vissuto, non ritenendo di avere probabilmente le qualità adeguate a ricoprire quel ruolo, ma sentendosi comunque, in questo il PC era veramente una grande comunità, utili per quello che facevano, come semplici volontari o militanti nel tempo libero e nelle feste unità. Enrico Berlinguer era a suo modo un leader straordinario, perché in casa mia era ovviamente, io sono cresciuto, sono del 67, con questa immagine di un segretario che a suo modo raccoglieva davvero una popolarità ma anche un rispetto
in qualche modo D'Alema ne accenna in un episodio anche curioso che riguarda quando incontrarono i calciatori della Juventus un giorno nella hall, no? Lui lo richiama per ricordare la timidezza e anche il senso di rigore morale che aveva Berlinguer, ma questo lo leggerete. Quindi io sono cresciuto in una famiglia dove Berlinguer era davvero, come dire, il riferimento politico, ideale, morale. Siamo in anni in cui veramente il mondo sta cambiando in maniera straordinaria. Siamo in quegli anni in cui nell'80, il 2 agosto, succede qualcosa di drammatico e persino irreparabile in questa città. A proposito di quel mondo, io ricordo, appresi in diretta televisiva, la mattina, perché eravamo a casa da scuola ovviamente, essendo il 2 agosto, la RAI mandava la sintesi delle gare delle Olimpiadi del giorno precedente da Mosca. Furono le prime Olimpiadi, ad esempio, in cui vi fu uno strappo rispetto alla come dire, partecipazione di una parte di paesi che non partecipa. Sì, c'era stato a Montreal nel 76 qualcosa che aveva a che fare con i paesi africani rispetto al tema del Sudafrica, mi pare, ma in questo caso ci fu chi non andò a Mosca e ci furono polemiche anche in Italia per la partecipazione, che avvenne non in modo tradizionale, in modo diverso. E io ricordo quando arrivò quella notizia che interruppe con un'edizione straordinaria del TG per annunciare lo scoppio di una bomba, anzi in realtà si disse di una caldaia dopo di lì a poco tempo, e anche a me appariva veramente surreale, seppur avevo 13 anni capivo abbastanza bene cosa poteva essere accaduto. Siamo nel periodo in cui cambia il mondo anche nel modo di comunicare. Nell'81, il 1 agosto, nasce Music Television, che cambiò radicalmente il rapporto tra il tema della musica, la televisione, eccetera, eccetera. Non a caso il primo video con cui aprì quella televisione era Video Killed the Radio Star dei Bagos, che in qualche modo faceva percepire che sarebbe morta la radio e sopravvissuta la TV e basta. In realtà sta accadendo in parte anche il contrario. Io stanotte partiamo con una missione regionale per la California. Noi siamo l'unica regione che ha un Innovation Hub a San Francisco al servizio delle imprese e delle start-up della nostra regione, e andremo a visitare di nuovo Google, Hewlett Packard, Apple. Apple nasce nel 76. Cioè ci sono sommovimenti e sconvolgimenti che nascono anche prevedendo quello che sarebbe potuto accadere da un punto di vista anche di ciò che la comunicazione, le telecomunicazioni, le nuove tecnologie avrebbero cambiato, anche nella modalità di funzionamento della stessa politica. Ci sono sconvolgimenti che nascono dal fatto che qui vanno ai funerali di Andropov, che in qualche modo viene richiamato quasi un innovatore rispetto allo stesso Chernenko, e pensiamo in che anni siamo e come potesse essere definito innovatore Andropov, se mi si può permettere. E a suo modo io condivido ad esempio un giudizio che poi Massimo scrisse anche in altre interviste o libri, che è il tema del Berlinguer però sconfitto per certi aspetti, perché termina una parabola nella quale il Partito Comunista Italiano stava rischiando di isolarsi sempre più, e purtroppo certamente aveva a che fare però con un'altra parte del mondo della sinistra, che era il Partito Socialista, guidato in quel momento, in che modo sappiamo, da Bettino Craxi, che contribuiva anche a quell'isolamento che stava portando la sinistra, definita tale con varie anime, a rendersi conto dell'impossibilità di, come dire, poter andare al governo insieme. E credo che uno dei meriti che D'Alema ha avuto poi successivamente come leader politico sia stato quello di portare per la prima volta la sinistra, quella che in qualche modo rappresentavamo noi milioni di italiani, al governo del paese qualche anno dopo. Io vorrei soffermarmi solo su una cosa, sul tema che lei ha chiesto del partito, le forme. Ora, noi soprattutto in Emilia Romagna abbiamo sempre avuto questa mitologia del partito e del partitone, e ci mancherebbe altro. Se raccontiamo il numero di iscritti che avevamo allora, io me li ricordo molto bene perché ho guidato la sinistra giovanile, ho guidato il PDS a Modena, dopo aver fatto l'amministratore sono stato l'ultimo segretario dei DS sempre in provincia di Modena, il primo del PD, e poi le primarie con Bersani, quelle del 2009, in cui ricordo parteciparono qui 390.000 persone solo in Emilia Romagna.
Io però, quando andavo al liceo e quando accaddero quegli accadimenti nell'84, eravamo a Modena nell'84, in classe con me, di iscritti alla Federazione Giovanile Comunista, c'ero io e basta. Cioè si stava già cominciando a percepire che c'era un distacco, soprattutto tra una parte di ragazzi e ragazze, le nuove generazioni, con la percezione di ciò che noi rappresentavamo e potevamo rappresentare, anche dal punto di vista di quello che in qualche modo, in quella sconfitta, tra virgolette, perché come dire, c'era anche l'idea di una forza politica che non sapeva rappresentare le istanze più nuove e moderne della società, giuste o sbagliate che fossero. Ecco, io penso che noi oggi ci troviamo di fronte alla necessità, senza immaginare che i partiti possano tornare quelli del Novecento, sarebbe un errore clamoroso immaginarlo e pensarlo, che in qualche modo però debbano riabilitare e dare più valore alla militanza politica, anche, ecco, in questo io ho criticato le correnti, che quando sono correnti di pensiero e di contributo, come accadeva in altri partiti in quegli anni, ma nello stesso PC via c'erano anime diverse, è inutile che stiamo qui a discutere, sono un contributo di idee e di programmi. Quando diventano invece unicamente il rischio di gestire il potere per il potere in senso buono e garantirsi nemmeno che vadano avanti ad esempio i giovani migliori in una selezione democratica, ma quelli che dicono sì al capo di turno, ecco, io ci vedo questo rischio, anzi più che un rischio, una evidenza che spesso è accaduta negli ultimi anni in particolare. E credo che su questo noi abbiamo bisogno davvero di rigenerare e rigenerarci. Da questo punto di vista è chiaro che stiamo parlando di anni qui dove, come dire, il mondo era davvero un altro ed era davvero un'altra anche l'approccio e la partecipazione della politica, ma noi in qualche modo il tema della selezione delle classi dirigenti dobbiamo porcelo. Mi pare, poi dirà meglio D'Alema se ho letto bene, insomma, c'è un richiamo che lui fa anche al recupero di questi tempi, di una sorta di riconoscimento che la professionalità, la chiamo così, o la competenza in politica tornino ad avere un valore. Quando veniamo da un po' di anni dove sembrava quasi che chiunque non avesse mai fatto politica o avesse amministrato dovesse avere anche una primazia rispetto a chi l'aveva fatto. Siamo d'accordo o no su questo punto? Ma in anni proprio recenti, eh? Ecco, io penso che qui una riflessione vada fatta, il recupero della competenza, che non è un problema generazionale, eh? È un problema proprio di qualità, capacità e di modalità con cui, mentre si sta facendo qualcosa nella vita, si dimostri di avere capacità, qualità e competenza, sia invece una questione che è molto importante affrontare ed analizzare. Comunque il libro è davvero molto bello ed è un libro che fa riflettere davvero chi in particolare abbia vissuto quegli anni da protagonista, ma credo possa servire anche per una riflessione più compiuta chi oggi, più giovane, non abbia vissuto quegli anni, magari perché nemmeno era nato, o chi anche come me li ha vissuti comunque impegnato in prima fila, pur nel territorio e da lontano, nel ritrovarsi però in molte cose e accadimenti che sono successi. E quindi credo davvero una ottima occasione di riflessione anche nel ricordo di Enrico Berlinguer, al quale credo vada comunque tributato un grandissimo applauso per ciò che ha rappresentato per milioni di italiani qui e non solo. Io penso anche nel mondo, se sto a come li racconta, veniva salutato e persino celebrato da leader internazionali non solo del movimento comunista di allora. Grazie. Sì, nel libro c'è questo aneddoto sulla Juve, lo dico perché è il presidente juventino, quindi Berlinguer dice, viene festeggiato e salutato dai giocatori della Juve, ma dice io però tengo per il Cagliari. Quindi effettivamente sicuramente erano altri tempi, ecco, sicuramente. Allora io adesso passo la parola a Casini, che secondo i miei calcoli, però dopo mi smentirà se sbaglio, a queste politiche, a queste elezioni politiche, per la prima volta, no, lei c'era naturalmente, ma per la prima volta credo che abbia votato lo stesso partito di D'Alema. Poi dipende da quello che ha votato D'Alema. Mi auguro, ma deve dirlo lui, non io. Dunque,
Ma la domanda qual era? Scusa, no, non questa. La domanda era questa, naturalmente in questo libro di Superlinguer, di D'Alema su Berlinguer, c'è appunto questo forte accento sulla, diciamo, sulla condanna in qualche modo dell'antipolitica. Cioè Berlinguer scrive, D'Alema riporta appunto che Berlinguer era l'ha sempre guardata con fastidio. E questo appunto si trova anche un tratto comune rispetto magari a chi invece poteva considerarsi un avversario. Allora, anzitutto vorrei dirvi che nonostante Montrone dice, possa sostenere il contrario, che nella maggior parte dei dibattiti a cui i politici sono invitati, in cui vanno a presentare i libri, di solito non li leggono. E ci sono episodi succulenti su queste cose, ma guardate che è così. Allora, io in questo caso faccio un'eccezione. L'ho letto e invito tutti a leggerlo, perché questo è la raccolta di un diario, diciamo un libro, che è molto più profondo rispetto a quello che si può pensare limitato al diario del viaggio a Mosca per il funerale di Andropov. Perché questo? Qui c'è un po' D'Alema, D'Alema è antipatico, però è molto più buono di quello che sembra. Lui ha sempre fatto la parte del cattivo in tutte le cose, e questo prima di tutto è un libro che parla di amore. Questo è un libro pieno di amore, è un libro pieno di amore verso la politica, e in questo senso Berlinguer la sintetizza completamente, ma direi che l'amore di D'Alema va oltre la figura di Berlinguer, è un atto di amore verso la politica. Quando D'Alema ricorda il viaggio sull'aereo di Pertini con Andreotti e con Berlinguer e parla del dialogo tra di loro, a cui lui assiste anche un po' intimorito, perché è chiaro che è l'ultimo arrivato, segretario regionale del partito in Puglia, chiamato da Berlinguer a dire cerchiamo di portare a Mosca anche qualcuno che abbia una faccia un po' diversa dai soliti che abbiamo sempre portato. Bene, in questo racconto, nel racconto della giocata a carte con Pertini, eccetera, c'è un atto di amore verso la nostra vita. Perché noi che abbiamo fatto sempre politica, l'abbiamo fatta soprattutto perché l'abbiamo amata, perché abbiamo coltivato questa passione. Per cui la prima veramente attestazione di amore verso la politica, che naturalmente si sintetizza in questo grande leader che è stato Berlinguer. E poi dopo su questo vorrei dire una cosa su quella classe dirigente. Secondo, se mi consenti, conosciamo tutti anche quanto D'Alema è schivo personalmente, però io credo che debbo a Giusi del Mugnaio un ricordo, perché in questo tuo libro non c'è solo l'atto d'amore verso la politica, c'è anche l'atto d'amore verso la tua compagna, che era una consigliere comunale della nostra città, che era una donna fantastica, che io ho conosciuto bene, di cui ero amico, e che è stata veramente una persona che ci ha lasciato in circostanze tragiche prematuramente. E c'è l'altra faccia, la faccia della vita personale, di episodi anche che nel 1984 hanno segnato in modo, diciamo, molto importante la vita dell'autore di questo libro. Per cui mi è piaciuto per questo, perché i libri a volte sono un po' troppo aerei. Quando vedo soprattutto i libri di politici che parlano sempre di cose, insomma, bisogna parlare anche delle cose che ci riguardano da vicino. La vita viene a volte prima della politica e i sentimenti si connettono con la politica, e se uno non li connette con la politica vuol dire che c'è qualcosa che non funziona. Secondo punto, Berlinguer.
Berlinguer è stato il leader di un popolo, ma è stato anche leader di una parte del paese a cui ha dato un contributo essenziale. Questi sono gli anni in cui, davanti a tanto mondo intellettuale che nei salotti diceva né con le Brigate Rosse né con lo Stato, stabilendo una sorta di equazione elitaria, Berlinguer e il movimento operaio hanno scelto la parte da cui stare, e la parte in cui stare era lo Stato e la sua difesa. E se non ci fosse stata questa scelta del movimento operaio e della sinistra, lo Stato non sarebbe sopravvissuto, e credo che questo sia un merito che si porta storicamente il Partito Comunista di Berlinguer, che è fondamentale nella comprensione anche di tutto quello che è venuto dopo. Allora c'era la politica, e io vi devo dire la verità, io leggendo questo libro ho avuto nostalgia, non nostalgia di Berlinguer, perché sarei falso a dire questo, ero dall'altra parte, ma nostalgia verso queste personalità, verso la politica. Tu prima, Bonaccini, hai detto giustamente, la domanda della nostra intervistatrice mi dice che D'Alema ha scritto, ed è così, che Berlinguer ha sempre combattuto l'antipolitica. Io sono assolutamente d'accordo. Berlinguer, quando denuncia con la questione morale la degenerazione della politica, in realtà non ha nulla di antipolitico, ha solo il tentativo e il desiderio di salvare la politica, perché è nella politica che egli si identifica, è nella storia di un paese che nella politica e in diverse componenti politiche ha identificato la sua ricostruzione. La visione di compromesso storico di Berlinguer non era un pateracchio, era semplicemente la convinzione che in un paese complesso come l'Italia, c'è una pagina che lo descrive mirabilmente, io me lo sono anche segnato, potrei leggervela, ma sostanzialmente cosa dice Berlinguer? In un paese come questo, senza una convergenza non di governo, ma una convergenza di sforzi delle grandi correnti ideali del movimento cattolico, della sinistra, del movimento socialista e laico, questo paese non si salverà. Guardate, questa è né più né meno l'altra faccia della medaglia della visione di Moro del compromesso storico. Moro non ha mai pensato, come qualcuno ha detto, di cedere il potere alla sinistra e ai comunisti. No, Moro probabilmente nella sua visione vedeva una contesa, ma prima riteneva fondamentale stabilire le condizioni perché questa democrazia potesse essere stabilmente difesa dal concorso di forze politiche tra di loro alternative. Questa è stata la grande storia della Prima Repubblica di questo paese, che poi è costellata da tanti episodi, da cose come in tutte le cose della vita. Lo dico soprattutto ai più giovani, ci sono cose belle, ci sono cose meno belle, la politica è fatta da tante spinte ideali, anche da qualcuno magari che allungava le mani per rubacchiare qualcosa. Purtroppo non voglio essere indulgente, non lo sono affatto, ma la vita è fatta così. In tutte le professioni ci sono pagine belle e pagine meno belle, ci sono state pagine bruttissime anche nella politica. Però diceva Don Milani, non c'è niente, ai ragazzi che dicevano la politica è una cosa sporca, diceva: ma a voi che cosa vi serve avere le mani pulite se le tenete in tasca? Esortandole comunque a confrontarsi con quella che era la politica. E io termino dicendo una cosa, dicendo che c'è bisogno di queste personalità che fanno sognare un popolo, ma che non fanno sognare un popolo correndo dietro al popolo. Perché qual è la differenza tra le grandi personalità della Prima Repubblica e le grandi personalità, virgolette, di oggi?
è che quelli di oggi usano la demagogia per prendere voti, gonfiarsi elettoralmente, ma si nutrano di far leva sugli istinti peggiori della gente. Allora c'è l'extracomunitario che magari fa il mendicante qua davanti, allora cacciamo via l'extracomunitario, perché l'extracomunitario ha una connessione con l'illegalità, allora lo respingiamo, allora facciamo le ronde per tenere l'ordine pubblico. Tutte sciocchezze che servono a gonfiarsi elettoralmente. Poi quando si governa, in modo quasi sempre capita così, i problemi non si riescono a governare perché sono semplicemente, in questa dimensione di demagogia, irrealizzabile le politiche che vengono proposte. Allora questi uomini, da Berlinguer a Moro, da Zaccagnini ai grandi della Democrazia Cristiana e anche agli altri, tutte queste personalità hanno cercato di essere argine loro alla demagogia. Quando D'Alema ricorda che Berlinguer non è riuscito a fare certi passi perché in qualche modo era ostruito da un sentiment del suo popolo, ma non l'ha coltivato quel sentiment, ha fatto di tutto per spiegare alla gente, per svolgere un'azione di pedagogia politica, perché la politica non deve sempre dire sì, deve anche e soprattutto indicare le strade tortuose, quando è importante che la gente capisca che su queste strade ci può essere un futuro del paese. È un libro bellissimo, leggetelo, la pubblicità l'ho già finita, ma vi devo dire che anche un democristiano l'apprezza molto. Allora, io naturalmente lascio la parola a Massimo D'Alema, l'unica cosa che mi permetto di sottolineare sono due righe dell'introduzione che lei ha scritto per questa nuova edizione, perché come vede dalla sala di stasera, in realtà il tema comunque di ridare un fondamento ideale alla sinistra è un tema molto presente anche oggi, comunque qui a Bologna se ne parla molto, sicuramente anche in altre parti d'Italia, ma io... ho questo osservatorio, insomma, e lei scrive appunto nell'introduzione che l'attualità di Berlinguer è nel fatto che il paese avverte un bisogno di tornare alla politica dopo anni di logoramento dei partiti e delle istituzioni, e la seconda è ridare fondamento ideale, la seconda è il fatto che Berlinguer lavorò per ridare fondamento ideale al suo partito, perché se viene spunta ogni utopia viene meno anche ogni capacità, e questo è effettivamente attualissimo. Grazie. Questo funziona meglio. Innanzitutto voglio ringraziare gli autorevolissimi amici e compagni, sarebbe detto una volta, che hanno voluto essere qui a presentare questo libro, davvero, esatto, nel senso che davvero, insomma, questa città è una presentazione molto autorevole, ma si tratta anche di due personalità con le quali vi è, come dire, vi è stata negli anni una consuetudine, quindi sono particolarmente in grado di comprendere il significato di questo libro. Io voglio anche esprimere la mia gratitudine alla casa editrice Solferino e in particolare a Michela Gallo, che è qui da qualche parte con noi, perché è stata l'insistenza, cioè non è stata mia l'iniziativa di ripubblicare questo libro, c'erano altre cose, ma è stata l'insistenza che è venuta da quella parte che ha portato a questa iniziativa editoriale. Io vi ho aggiunto una ricca prefazione su Berlinguer oggi che contiene alcune delle considerazioni politiche che sono state, però il cuore di questo libro è il racconto del 1984 di questo viaggio degli ultimi mesi della vita di Berlinguer.
ed è, come dire, è uno sguardo su un momento molto importante della vita del paese ed anche della mia vita personale. C'è indubbiamente una vena autobiografica, nel senso che io, che ero un dirigente abbastanza giovane del Partito Comunista, dopo un'esperienza di vertice come segretario della PCC, ero stato mandato in Puglia, eccetera. A un certo punto vengo chiamato dalla direzione del partito che nominava le delegazioni, e non era chiamato. Però sinceramente in quella riunione della direzione, quando Berlinguer disse: ma questa volta a Mosca vorrei che venisse anche un compagno più giovane, ci fu un momento di tensione, quando disse D'Alema, non tutti gli sguardi furono amichevoli, diciamo. Perché insomma, nella liturgia di quel partito aveva un certo significato. E quindi fu un'esperienza straordinaria, il dovere di appuntare sera per sera quello che succedeva, anche perché per uno che faceva il segretario andava in giro a fare le riunioni a Cerignola, a San Severo, cioè trovarsi in un posto dove c'era la Thatcher, dove c'era Bush vicepresidente all'epoca di Reagan, non so, fu un'esperienza. E poi quell'anno, come ha ricordato giustamente Piero Gerardo Casini, è stato un anno per me dolorosamente importante, che Berlinguer morì il 12 giugno e il 20 luglio morì in un incidente nella mia compagna. E è chiaro che questo duplice lutto ha rappresentato una cesura della mia vita, infatti mi conclude dicendo che era la fine della giovinezza. E voglio dire una parola per ricordare Giusi, perché Giusi è donna di questa città, e lei per seguire me sacrificò una carriera politica. E ci fu, ho ritrovato tra le mie carte, perché Renzo Imbeni, che era uno di quei modenesi calati qui a comandare a Bologna, non so se lo sopporti, insomma, però è una tradizione non nuova, diciamo, io ho sempre paragonato Modena è stata un po' la Prussia di questa regione, la classe dirigente. Renzo Imbeni aveva proposto a Giusi De Pugnali di essere assessore al comune di Bologna, una cosa che nella liturgia del Partito Comunista, parliamo di una ragazza che era molto giovane, era qualcosa di molto importante. E lei rifiutò in realtà perché voleva venire con me, ma non lo disse, perché questo era estraneo alle nostre liturgie. Disse che non le interessava e che quindi rinunciava ad una carriera politica importante per dedicarsi al giornalismo. Imbeni si arrabbiò moltissimo e proprio la prese male questo rifiuto, che all'epoca non era. E allora io sentì il dovere di scrivere una lunga lettera personale per dirgli la verità, privatamente. E questa lettera c'è scritto di fronte, perché Renzo Imbeni, dopo tantissimi anni, lui era diventato vicepresidente del Parlamento Europeo, me la mandò con un video, dicendo: nel mio cassetto c'è questa
per nessuna ragione personale, ed era così. Ma lei appartiene ad una generazione oramai nuova, per la quale la vita personale ha un peso che per noi non era pensato. E dobbiamo capire anche il valore di questa generazione nuova. Insomma, vi dovete dare una lunga spiegazione dell'aspetto non tecnico. Perché lei rifiutò, cosa abbastanza inconsueta, fare l'assessore al Comune di Bologna senza neanche fornire una spiegazione del perché. Comunque era una donna che aveva una grande dolcezza ma anche una straordinaria personalità. E quindi tutto questo 1984 è stato un passaggio importante anche della mia vita, ma insomma della storia del paese. E viene fuori la figura umana di Berlinguer. Quella forse che era meno nota, perché lui appariva anche per timidezza un uomo spigoloso, in realtà era un uomo simpatico, aveva una vena di umorismo del tutto particolare. Qui c'è questo episodio straordinario, diciamo, perché che testimonia anche del fatto che lui non soltanto non andava d'accordo con i comunisti sovietici, loro consideravano un nemico pericoloso, ma aveva, come dire, un fastidio antropologico verso di loro. E secondo me questo fatto di portarsi dietro uno che appariva un ragazzo con capelli lunghi, con capelli abbastanza lunghi lì, era anche una provocazione. C'era un momento imbarazzante quando ci presentarono i capi, erano imbalsamati, Cernienko, Gromyko, eccetera, e presentarono anche me come membro del Politburo, perché così si diceva. Il vecchio Cernienko borbottò, fiducioso che io non capissi, ma io capivo, nel corso parlavo la lingua con la quale l'avevo studiata, ma avevo qualche dimestichezza per i professionali, e fece al povero Enrico Smirnov: niente guardia, ma la dioce non è del partito, questa è della gioventù, diciamo. E quello imbarazzatissimo l'interprete, il professore, patria, patria. Insomma, ci guardarono, come dire, è chiaro che sono matti, diciamo. Noi eravamo considerati un po' dei matti, diciamo, in quel mondo. Comunque, delle persone, diciamo, borderline, da guardare con sospetto, forse persino più con sospetto, se è vero, come è vero quello che è stato costruito da Emanuele Macaluso, cioè che questo misterioso incidente di Berlinguer in Ungheria non fosse un incidente ma un tentativo di toglierlo di mezzo. Ma insomma, questa è una pagina vista da osservatorio piccolo della storia del paese. E certo restituisce l'immagine della politica. Cos'era la politica? Cos'era la classe dirigente? Qual era anche la dinamica dentro una classe dirigente che pure attraversata da divisioni molto profonde, però condivideva un senso di comune responsabilità verso il paese, verso il sistema democratico. Ed era un'elite, nel senso che in quel Parlamento, insomma, quando c'erano delle persone che si alzavano e parlavano, e tutti gli altri stavano zitti e ascoltavano, cosa che credo adesso sia durata. Nel senso che
e lo prese sotto braccio, Giancarlo Pino, per portarlo di fronte al Senato. Cioè un'altra Italia. Per quello nell'introduzione di questo libro ho fatto degli studi, non è sulla nostalgia, diciamo. Siccome ci sono degli illustrissimi studiosi che hanno fatto delle ricerche importanti sulla nostalgia e hanno appurato che la nostalgia fa bene alla salute, fa bene all'umore, eccetera, e che quindi ci si può abbandonare in certi momenti alla nostalgia. E devo dire che ripensare un'Italia a volte suscita un sentimento di nostalgia. Però poi bisogna scuotersi, guardare al futuro e cercare di capire anche perché, e questo è la prima parte di questo libro, la parte più attuale, perché una figura come Berlinguer può ancora oggi dire qualcosa. Guardate, io sono rimasto abbastanza colpito dalle tante iniziative che ci sono state in questo centenario, siamo nell'anno che si sta concludendo, il centenario della nascita di Berlinguer. Berlinguer è molto giovane, morto da quasi 40 anni, da 61 anni. E quindi è un uomo proprio del passato, ma ancora oggi ci sono persone giovani, sono ragazzi che non hanno sentito dei racconti su di lui, che però sentono il fascino di queste persone. E che quindi è una persona visitata, se in quella rete, quel sistema infernale che è la rete, è visitato, sono visitati i siti dove si parla di lui, sono riviste le immagini di Berlinguer, il che è un segno che c'è attenzione a questo problema. E forse le ragioni di questa attenzione sono, intanto che forse dopo molti anni di antipolitica dilagante, la politica era diventata una parola brutta, no? Quante volte è stato detto uno che fa politica, uno che non ha un mestiere, uno che non sa che fare nella vita. Invece non era così, la politica era vuol dire, l'attività delle elite, non di quelli che non avevano da fare la parete. Era il contrario, si veniva selezionati. Io ero studente della scuola normale superiore, c'erano dei ragazzi preparati, quando diventai funzionario a metà tempo del partito comunista, avevo 19 anni. Quando la sera andai a mensa, i miei colleghi di studi, molti dei quali sono diventati autorevolissimi intellettuali italiani, fecero un brindisi per festeggiare, perché dissero: uno di noi è stato scelto dal Partito Comunista, e quindi lo considerarono un onore collettivo per il fatto che uno diventasse. Adesso la parola funzionario di partito è come un insulto, no? Burocrate è un insulto. All'epoca, 1968, veniva considerato un onore. E naturalmente questo fatto attirava verso la politica anche un mondo di qualità. Forse oggi nel paese comincia ad esserci la percezione che il paese ha bisogno della politica. E quindi si guarda non solo per le guerre, si torna a guardare quell'esperienza della Prima Repubblica nei confronti della quale c'è stata una sorta di dannazione morte.
killer che sono morti in battaglia, uno assassinato dai terroristi, l'altro stroncato dal male, però ci sono quelle immagini terribili di quest'uomo che deve finire il comizio, pur barcollando, oramai colpito a morte, deve finire il comizio, perché il senso del dovere, il senso della militanza, l'idea che la politica è servizio, è sacrificio, non è un'attività così per di vanità o per guadagnare dei soldi, un'altra cosa. E questa è una delle ragioni, cioè si torna a guardare alla politica con rispetto, dopo anni in cui si è mancato di rispetto alla politica, senza capire che mancando di rispetto alla politica si distruggono le basi della democrazia. E la seconda, l'altra ragione appartiene più a noi, non è questa prima ragione è universale, la seconda ragione appartiene di più alla sinistra e ha a che vedere con il futuro della sinistra. Io non entro nel merito di vicende di congresso, non ho chiesto. Io penso che si debba guardare con rispetto chi non sta in mezzo, non deve dire dovete fare così, dovete scegliere questa data, non importa, mi interessa, ma da osservare. Ma mi interessa, come dire, il senso. Ora, Berlinguer si trovò di fronte ad un problema enorme, che è il seguente, che quando lui dichiarò che si era esaurita la spinta propulsiva della rivoluzione d'ottobre, lui era troppo intelligente per non capire che questo discorso non riguardava soltanto l'Unione Sovietica, ma riguardava anche noi. Il Partito Comunista Italiano era nato dalla rivoluzione d'ottobre. Non solo l'Unione Sovietica, ma anche il Partito Comunista Italiano era figlio della rivoluzione d'ottobre. E quindi in qualche modo si esaurivano le ragioni costitutive. E tuttavia Berlinguer era comunista e rimase tenacemente comunista. Io ricordo anche qui un episodio significativo. Alfredo Rai, una grande personalità, da poco, aveva detto in un comizio in cui aveva detto che sostanzialmente aveva detto la vera socialdemocrazia in Italia siamo noi, che il grande partito popolare di massa legato ai sindacati, cioè il ruolo che svolgono negli altri paesi europei, i grandi partiti socialdemocratici in Italia non sono. E io mi ricordo che Berlinguer si avvicinò a noi, a noi della direzione del PC, che era una direzione, non erano molte persone, lì si parlava con estrema franchezza. Si avvicinò a lei e gli disse, ho visto questa cosa che hai detto, e lei ha detto l'ottenuto, è una frase suggestiva, però io, gli disse, che siamo socialdemocratici, non riuscirei mai a dirlo. Cioè, di quel fu, come egli stesso disse in quella bellissima intervista a Minoli, che anche quella è di vista, se uno va a vedere quante visite, quando quello gli disse ma di che cosa lei si sente orgoglioso, lui disse di essere rimasto fedele agli ideali della mia giovinezza. E quindi lui si trovò di fronte al problema di dare un fondamento nuovo, identitario, ad un partito che restava comunista nel momento in cui si concludeva
la vicenda storica di quella rivoluzione d'ottobre da cui aveva preso origine. E lui, negli ultimi anni della sua vita, in questo sforzo, elaborò una visione discutibile, secondo me, io trovo per certi aspetti molto moderna, una critica del capitalismo contemporaneo. Una critica che culturalmente andava molto al di là dei confini del marxismo, perché intercettava la rivoluzione femminile, intercettava il tema dell'ambiente, che erano abbastanza estranei alla nostra tradizione. Coglieva una questione nodale, che è quella del rapporto tra innovazione tecnologica e quindi e condizione umana, che in questo Verdiguerra aveva una sensibilità che lo rendeva molto vicino a certe componenti del mondo cattolico. Per lui il rapporto con il mondo cattolico non era un fatto diplomatico, sia pure di grande diplomazia come era stato per quegli anni. Per Berlinguer era un incontro di valori. E io credo, vedete, oggi noi viviamo un'epoca in cui il grande ottimismo sul capitalismo globale, quando si parlava di ottimismo, si è stata una lunga stagione in cui si è guardato con grande fiducia anche a critica, diciamo, al fatto che la globalizzazione capitalistica avrebbe risolto tutti i problemi dell'umanità. E poi via via ci siamo resi conto che non è così. E cioè che è vero che è cresciuta la ricchezza, ma sono cresciute le diseguaglianze, i conflitti, le contraddizioni. Viviamo un tempo drammatico di crisi della globalizzazione e anche di crisi del grande ottimismo sulle magnifiche sorti progressive del capitalismo. E quindi io penso che questo è un tema. Naturalmente, quando dico questo, non è che non penso che bisogna tornare ad avere la fiducia in una società altra, non credo che ci sarà una forma di produzione più elevata, eccetera, però il recupero di un pensiero critico, l'apologia della realtà è il punto di vista dei conservatori. Una forza di cambiamento non può che avere un pensiero critico, in grado di cogliere le contraddizioni, le ingiustizie, le diseguaglianze. La sinistra, quando cade il comunismo, Bocchi, non era mai stato comunista, rispettoso verso i comunisti, sentì il bisogno di scrivere un libro sulle ragioni della sinistra. Perché ebbe il timore che la caduta del comunismo facesse cadere anche le ragioni della sinistra. E in quel libro, che ebbe una fortuna enorme, lui disse che le ragioni della sinistra sono l'eguaglianza, la lotta per l'eguaglianza. Io credo che questo tema è attualissimo. Io non vedo oggi una capacità di riproporre con forza. È un messaggio di riscatto sociale, una speranza. Se noi non vogliamo che i poveri votino a destra perché hanno fastidio per quelli più poveri di loro, gli immigrati, no, eccetera, noi dobbiamo essere in grado di infondere nella parte più povera della popolazione la speranza di un riscatto sociale. Ci deve essere un orizzonte di se non c'è questo, allora la politica si riduce alla buona amministrazione, che è nobilissima, una nobilissima arte, ma non è in grado di mobilità. Allora, noi, questo è il grande problema, come tornare a smuovere un popolo profondo, quelli che, come dicevano i nostri maestri, non hanno da perdere che le loro catene. Noi purtroppo oggi abbiamo il consenso di quelli che invece
hanno da difendere una posizione sociale, ragionevole, certo meglio un marco. Quindi ci vedono, perché pensano che noi siamo dei buoni amministratori e quindi garantiamo a loro di mantenere quella condizione di benessere che hanno acquistato con il lavoro. Ma quelli che non hanno non vedono in noi la speranza di un rivolgimento sociale. Questo è il problema. È un problema, ma secondo me è il problema più importante. Grazie. Io mi permetto di... Abbiamo ancora 5 minuti di una cosa da lì, ma la voglio chiedere però. Visto che noi qua siamo, e dopo ci sarà anche il firmacopie, non volevo dire perché, però, mi hanno chiesto di segnalarlo, però volevo chiedere solo una cosa velocissima. Noi qua siamo a due passi da Piazza Maggiore, siamo in Piazza Maggiore, diciamo. Okay. Qui davanti c'è stato il V-Day nel 2008 e la nascita del Movimento 5 Stelle. Lei ha parlato di un nuovo rispetto per la politica, ma quel momento è stato forse il più alto, in realtà, sberleffo alla politica, tanto è che il Vaffa è contro i politici e tutti quelli che in qualche modo finiscono lì. Lei in questi giorni però, in cui comunque c'è un travaglio a sinistra, appunto ci si interroga tutti su come ripartire, da dove, lei continua a indicare in ogni caso la strada del Movimento 5 Stelle. Al di là del fatto che lei è stato molte volte chiaro e ha detto che bisogna distinguere l'errore dall'errante e ha fatto anche presente che ci sono queste istanze di riscatto, lei adesso le vede di più lì? Diciamo, nella vita ho militato nel Partito Comunista, ho militato nel PDS, segretario, ho militato nel PDS, ho militato nel PD e poi mi sono separato dal PD e sono diventato, e tuttora sono, diciamo, militante di base di Articolo 1. Quindi non milito il Movimento 5 Stelle. Ritengo che il Movimento 5 Stelle, che è nato in quella forma, rivolta antipolitica, né di destra né di sinistra, eccetera, poi nella concreta esperienza politica, perché uno può essere contro la politica, quando arrivi in Parlamento la devi fare, cioè quindi non basta gridare che sei contro, nella concreta esperienza politica ha scoperto che c'erano la destra e la sinistra, no? Che non c'erano, anche perché le ha provate tutte e due, diciamo. Dopodiché ha fatto una scelta, che è quella di autodefinirsi una forza progressista. Non l'ho fatto io, non ho fatto nulla, io le descrivo quello che è successo. Io le descrivo quello che è successo perché ho imparato da giornalista che i fatti sono una cosa, le notizie sono un'altra cosa. Le notizie sono quello che scrivono i giornali, che a volte hanno a che fare con i fatti, ma non sempre. Non voglio arrivare alle... Una volta ho avuto una battuta eccessivamente polemica, ho detto, allora perché non hai smentito? Smentire, io segnalerò la volta che la scrivono giusta, perché si fa prima, diciamo. Quindi, che qui è accaduto qualcosa, cioè il Movimento 5 Stelle oggi è un'altra cosa, è stato in qualche modo rifondato nel corso di un'esperienza politica che lo ha visto via via a fianco del Partito Democratico. Scusi signora, ma non sono stato io a dire che Conte era un punto di riferimento per i progressisti, è stato il segretario del PD, partito al quale io non ero neanche iscritto, quindi non è che potete farne colpa a me, dice, ecco. E secondo me quell'affermazione aveva un senso, quindi è accaduto qualcosa, tanto è vero, guardi, io che ho mantenuto alcuni difetti giovanili, tra cui per esempio quello di studiare, dopo le elezioni ho studiato il risultato elettorale, ho letto i numeri,
tra l'altro, se uno legge i numeri si rende conto che il vero dato di queste elezioni è la crisi del sistema democratico. E quelli che ci governano avendo avuto il voto di 12 milioni di persone, in un paese in cui normalmente chi governava aveva il voto di 20 milioni di persone. Quindi è accaduto, cioè, un cedimento proprio delle basi di consenso della democrazia. Ho letto i numeri, ho letto le ricerche, la pregevole ricerca dell'Istituto Cattaneo, la pregevole ricerca dell'Istituto ICSE, segnato, la pregevole ricerca dell'Istituto SVG, dove, attraverso le quali uno capisce che cosa è successo. Allora, tra queste varie ricerche, di cui non c'è traccia nelle cronache, diciamo, ce n'è una estremamente interessante che dice che è l'autocollocazione degli elettori. Allora, mentre l'elettorato di 5 Stelle del 2018 si autodefiniva in massa né di destra né di sinistra, l'elettorato di 5 Stelle del 2022 si autodefinisce per oltre la metà come appartenente al centro-sinistra. Quindi è avvenuto qualcosa, lo segnalo da studioso, è avvenuto qualcosa, cioè questo movimento che nasce come vaffa si è ricollocato, forse anche perché ha visto uno spazio che non era più coperto dal Partito Democratico, si è autocollocato in modo diverso, è un dato della realtà, la realtà è testata. Come scriveva un nostro maestro che non gode di grande fama, ma io trovo sempre interessante rileggerlo, si chiamava Lenin. La realtà è testata e si prende le sue rivincite. Quindi io dico, è accaduto qualcosa. Secondo, se si vuole passare dall'essere opposizione alla costruzione di una prospettiva alternativa, il dialogo con le altre opposizioni mi sembra inevitabile. Quindi qui siamo all'ABC, ai fondamenti, è molto semplice. Grazie mille. E chi vuole può fare autografare il libro. Buona serata.